E per 3 giorni alla Fiera di Ropero, linea pelle, il meglio del settore del pellame e delle concerie, più di 1.000 espositori da 43 paesi per un giro d'affari di 15 miliardi di dollari. La pelle è come un tessuto, leitmotiv, la voglia di stupire per la morbidezza, i colori, la tecnologia, l'unicità. E tutto questo che fa dell'Italia il paese leader del settore, per 3 giorni in mostra a linea pelle alla Fiera di Ropero. 1.153 aziende provenienti da 43 paesi, più 6% di espositori, 110 paesi visitatori. Italia, 18 miliardi di dollari il fatturato, 10 derivano dall'export, il 70% della produzione va all'estero. Questa è la più grande fiera del mondo, con un record di buyer internazionali, un record di espositori internazionali ed è in questo momento, insieme alla Fiera delle Tecnologie della Pelle, un momento, diciamo, della settimana della moda, il momento in cui non si può non essere a Milano. Da qualunque parte del mondo, tutto il settore del fashion e della moda è qui a Milano. Il 30% della pelle italiana è utilizzato per i prodotti di lusso e moda. Altra novità è l'accordo con la Camera Nazionale della Moda che rinnova l'impegno a sostenere giovani designer. La sostenibilità, come per Camera Moda, è un impegno che si sono assunte le aziende per continuare a produrre e a tutela dell'ambiente. È diventato effettivamente un valore aggiunto per la conceria italiana, ma anche per gli altri espositori. E nel giorno dell'apertura di Linea Pelle, alla vigilia della sfilata di Moda Donna, non è mancata la protesta degli animalisti della PETA, People for Ethical Treatment of Animals. 3 belle ragazze con il volto coperto da una maschera anti-gas si sono svestite in Piazza Duomo con lo slogan "La pelliccia è tossica".